per il buio, però proprio magari accendere qualche luce. Eccoci qua. Ok, allora siamo anche sulla pagina senza intoppi oggi. Dai, dai, che riusciamo a fare una direttina senza intoppi oggi. Saluto anche i follower sulla pagina. Ok, andiamo anche su Instagram. Allora, che così poi incominciamo. Allora, mentre vado su Instagram mi presento, come sempre, per chi non mi conosce, ci sono tante personcine nuove nel gruppo questa settimana, che andate, ripeto, un po' a momenti, avete la settimana pagina, avete la settimana gruppo, un po' di qua, un po' di là. Allora, aspetta, no, perché io non sono più brava a fare multitasking. No. Quindi, prima di tutto andiamo qua. Camera, vediamo un po' se funziona, vivo. Mamma, che faccio, sempre sconvolto in sti giorni. Vabbè, tanto non è che siamo qua a fare i fotomodelli. Ti pare. Oh, buonasera anche i follower di Instagram. Ciao Michela, ben arrivata tra noi. Ok, allora, mi presento per chi non mi conosce. Mi chiamo Elisa, sono un'operatrice olistica. In particolar modo mi occupo di coaching per le fiamme gemelle. Ciao Michele, ben arrivato. In particolar modo mi occupo di coaching per le fiamme gemelle e attuo dei percorsi personalizzati per le fiamme. Poi ovviamente per chi vuole saperne un po' di più può vedere chi sono, cosa faccio e come lavoro sul mio blog www.camminospirituale.com. Lì avete tutte le informazioni. Ricordo che la diretta, se non fate in tempo a vederlo, se la volete rivedere, si potrà rivedere in differita sul mio canale YouTube Cammino Spirituale. Ah, in 3 minuti neanche ho fatto la premessa oggi, bravissima. Ciao Mara Cristina, eccola qua, ciao. Allora, questa sera volevo parlarvi delle fiamme gemelle e del secondo chakra, perché si è perso la diretta della volta scorsa, che era quella sul primo chakra e le fiamme gemelle, la può vedere sul mio canale YouTube. Ok, possiamo iniziare, direi. Ciao lo sguardo, ben arrivata in questa diretta di stasera. Allora, oggi parliamo appunto, ciao Maria Cristina, di fiamme gemelle e secondo chakra. Allora, il secondo chakra è localizzato dentro la Shushumna, la base dell'organo genitale. Per chi non sapesse che cos'è la Shushumna, è una delle 3 nadi principali, che è proprio quella che passa dove c'è la colonna vertebrale. E l'ho spiegato un po' meglio ieri sulla mia diretta, ieri o l'altro giorno, neanche più quando l'ho fatta, o l'altro giorno sul mio canale di YouTube. Ciao Lucia! Ok. È anche chiamata Shadhisthana, questo chakra, che significa chakra collocato nel suo proprio posto, e appare come un loto di colore vermiglio per i test antichi o arancio, secondo la esperienza di alcuni maestri yoga contemporanei. Infatti, io sono più per questa visione degli yoga contemporanei, quindi per me è arancione. Okay. Un po' come ieri vi dicevo, del chakra della radice, che per alcuni è oro, per alcuni altri è rosso, ma lì dipende molto dalla scuola che si segue. Ok. Allora, l'elemento che è correlato a questo chakra è l'acqua, che è rappresentata da un mandala bianco circolare nel quale spicca una falce lunare iscritta tra 2 fiori di loto. Allora, sia la luna che per alcune scuole l'acqua
Sono due simboli che sono molto connessi al femminile. Ciao Elisabetta. Quindi io questo secondo chakra lo vedo molto come anche espressione del femminile, proprio per questi due simboli archetipici che c'è al suo interno. L'organo di senso, che è collegato al secondo chakra è la lingua, che è la sede del gusto. Mentre l'organo dell'azione sono le mani e la facoltà, di prendere proprio le emozioni. E inoltre, la sua caratteristica principale è proprio la fluidità, perché l'acqua ha proprio questa caratteristica di essere fluida, e la concentrazione. Ok? Allora, queste informazioni le prendo sempre dal mio libro preferito per il chakra, che è quello di cui vi parlavo ieri, Chakra e canali energetici, per chi vuole poi vedere bene la fonte, va a vederla nella mia diretta della volta scorsa. Ok? Fino a qua ci sono domande? Penso di no, no? Penso proprio che sia tutto chiaro. Ciao Anna, ben arrivata. Ciao Tata. Allora, poi questo chakra è anche associato quindi all'energia cosmica femminile che si proietta come Rakini, che è una dea che viene posta su un loto rosso, che però ha un aspetto molto molto furente. Perché infatti questo aspetto furente viene espresso da delle zanne, addirittura nella sua bocca, e viene anche associata al sangue, che è uno dei sette componenti che la medicina indiana ritiene costituire il corpo. Questo chakra, negli uomini è situato alla radice del pene e nella donna invece è situato a livello della cupola vaginale. Il suo simbolo comprende, andando dall'esterno verso l'interno, un fiore a sei petali con scritto un cerchio. Quindi, mentre per il primo chakra il numero associato era il 4, per il secondo chakra il numero associato è il 6. In Cina questo numero è il numero del cielo dal punto di vista della manifestazione, il cielo in azione dell'esagramma Qian o degli Qing, che ricorda molto da vicino la forza vitale del Lingam, cui rimanda il chakra, un'energia di connotazione, quindi anche maschile, che agisce su un'energia di connotazione femminile, che simboleggiate rispettivamente da un triangolo a punta in su e da una punta in giù. Quindi proprio il maschile e il femminile che si incontrano. Vedete perché questo chakra, secondo me, è molto importante per le fiamme gemelle? Perché è proprio questo incontro di maschile e di femminile, che è proprio l'incontro delle fiamme gemelle. Ok? Prima vi ho parlato anche della luna. Luna che per i discendenti dei Maya è invece un simbolo che rappresenta un ciclo. Ok? Il simbolo proprio della nascita e della morte. In fondo, che cos'è il cammino di fiamma se non questo? Un ciclo continuo di nascita e di morte, per poi rinascere, per poi rimorire. Perché io il cammino di fiamma lo vedo molto come un cammino molto interno, dove il cammino di fiamma alla fine sei tu, il tuo cammino. Un cammino che ti porta a morire,
rinascere tantissime, tantissime volte per riconnetterti alla tua parte divina. Inoltre, tornando al numero 6, il sesto giorno per i Maya appartiene agli dei della pioggia e della tempesta. Il 6 è quindi un numero anche che è collegato alla morte, oltre che alla generazione. Ma sempre nella Bibbia, però, il numero 6 è ugualmente legato alla creazione. Il mondo fu creato in 6 giorni. E la tradizione ebraica lo fa durare per 6 millenni. Se nel 4 quindi il cosmo si manifesta, nel 6 si polarizza dal 3 più 3 per originare la vita e la morte e con esse l'infinita pluralità degli esseri in un continuo ciclo di morti e di rinascite. L'attività del maschile e la passività del femminile sono qui in un equilibrio molto molto instabile, sempre variabile, ed è proprio questa mobilità che permette a tutte le manifestazioni e che mantiene l'espansione vitale. Notiamo anche che il 6 è quasi esattamente il rapporto della circonferenza con il raggio, ed arriviamo così al secondo simbolo espresso dal chakra, ovvero la circonferenza, in quanto emanazione del centro. Quindi, questo chakra ci fa anche, secondo me, arrivare al centro di noi stessi. Vedete quindi perché è tanto importante per le fiamme gemelle? Perché c'è compenetrata proprio questa attività del maschile, questa passività del femminile nello stesso chakra. Però che cosa succede? Che se tu ti identifichi troppo nel femminile, poi questo chakra è sbilanciato. Se tu ti focalizzi troppo sul maschile, poi questo chakra è sbilanciato. Quindi capisci quanto sia importante anche mantenere un buon equilibrio tra il maschile e il femminile. Fino a qua ci siamo, è tutto chiaro? Penso di sì, no? Ciao Antonella, se avete domande mi fermate e rispondo, eh? Ok? Secondo alcune correnti psicologiche, oltretutto, questo cerchio rappresenta anche l'uroboro, che non so se ce l'avete presente, che è quel serpente che si morde la coda. Che è pure il simbolo ciclico dell'evoluzione, dell'eterno ritorno, del continuo rappresentarsi e ripresentarsi di morte e di rinascite nell'inesorabilità della creazione. Questo secondo me perché è importante? Sempre per il solito discorso che proprio il cammino di fiamma è un cammino di continua morte e di continua rinascita. E tu, una volta che sei rinato, stai creando altro, stai creando un nuovo te, quindi vi è una nuova creazione. Qui torniamo al numero 6. E vedete anche perché è tanto importante poi partire dal primo chakra, come vi dissi ieri, iniziare dal primo per poi salire. Perché se tu non sei connesso alla terra, non puoi manifestare questa creazione che ti chiede il secondo chakra, ok? Quindi questo uroboro diviene però anche simbolo dell'inconscio, dove tutto è presente contemporaneamente e da cui ogni singola individualità tenta di separarsi. Che poi fondamentalmente che cosa si fa tra le fiamme quando si ha paura? Si cerca proprio la separazione per provare quella morte interiore nella separazione che ti porta poi ad una rinascita. E per rinascere però devi fare un lungo cammino dentro te stesso, perché secondo il mio punto di vista, che è condivisibile o meno, ripeto, il cammino di fiamme è prima di tutto un cammino verso se stessi. Questa separazione serve proprio per arrivare a questa morte, ovviamente metaforica, per attraversare
il tuo inconscio, quindi per attraversare il tuo uroboro e per rinascere, per crescere e per creare una nuova creazione. Ok. Ciao, grazie. Ciao Samantha, ben arrivata tra noi, ben arrivata. Allora, quindi abbiamo in questo caso il cerchio che è rappresentato dall'uroboro che viene visto come inconscio, poi c'è il centro del cerchio che è la coscienza, quindi il cerchio rappresenta anche il creato perché il centro è il creatore. Quindi tu nel momento in cui sei anche nel tuo centro, sei molto più connesso alla tua parte creativa, non solo intesa come creazione materiale, ma proprio anche intesa come creatività. Perché secondo me bisogna essere anche un po' creativi, no? Qua, quando si manifesta ciò che si desidera nella propria vita. Io ogni tanto mi interrompo, non perché non so più che cosa dirvi, ma perché controllo i commenti. Quindi, l'acqua, arriviamo all'acqua, che viene raffigurata come acqua notturna, illuminata da un quarto di luna e animata da un essere mitico che è composito, in cui vi sono anche il pesce e il coccodrillo. L'acqua è in tutti i miti il grembo primordiale della vita che tutto può generare, ma anche distruggere. E non mi ricordo dove l'ho lessi questa cosa dell'acqua, che se ci pensi bene, l'acqua è proprio anche il luogo in cui tu nasci, in cui tu cresci, perché nel ventre materno è pieno di acqua. Quindi è lì che poi si crea la vita nell'acqua, infatti nella terra proprio, anche nel nostro pianeta senza acqua non ci potrebbe essere vita. Così, tornando alla luna notturna, da un punto di vista psicologico, è il simbolo di un femminile inconscio che minaccia di prevalere o ancora prevale sullo sviluppo cosciente. Anche la luna, infatti, spesso viene vista come un simbolo che viene associato al femminile notturno, oscuro e quindi psicologicamente parlando inconscia. Perché molte persone hanno questa idea che il termine oscuro voglia dire malvagio, che il termine terrificante sia in ogni caso associato a qualcosa di proprio scuro, inteso come oscuro o malefico. Qui invece io intendo il termine oscuro e terrificante nel senso di inconscio, perché ciò che è inconscio tu non lo vedi se non fai lavoro su di te e quindi è nel buio. È terrificante perché? Perché spesso semplicemente fa paura, ma in realtà non c'è niente di cui avere paura, perché nel tuo inconscio ci sei tu. Nel tuo inconscio ci sei tu. Credo che la separazione sia solo illusoria, perché le fame sono sempre connesse a livello energetico. Bravissima Maria Cristina Felci. Bravissima. Allora, io ieri purtroppo, Maria Cristina, non ho potuto fare la diretta sul primo chakra su Instagram perché mi si è bloccato tutto, è successo un macello. Comunque, io ieri di questo ho parlato, mi sembra che ci ho parlato anche ieri. Comunque, Maria Cristina ha perfettamente ragione. Ovvero, lei esprime il fatto che tra le fiamme la separazione è illusoria perché vi è sempre un legame energetico e questo è verissimo. E di questo mi sembra che proprio parlai la volta scorsa nella diretta, perché mi sembra che ho parlato anche di questa cosa. Quindi la fiamma comunque ti fa entrare in questa tua parte terrifica, in questa tua parte oscura, ma nel senso oscura, perché tu non vedi, è la porta alla luce.
quindi ti aiuta proprio in questo processo di illuminazione di quello che sei e delle parti che ti fanno più paura. Ok? Allora, come detto prima, il colore di questo chakra è l'arancione. C'è qui quindi più calore che nel primo chakra, perché la vita ha bisogno di un po' di fuoco, ma ce n'è meno che nel terzo chakra, perché troppo fuoco brucia. Quindi lo sviluppo della vita ha bisogno anche di un po' di umidità per potersi sviluppare. Quindi ma tutto questo per dirvi anche che il cammino di fiamma è un cammino che è molto legato al cambiamento, a questa ciclicità, a questo uroboro, a questo inconscio. Quindi impariamo a focalizzarci su questa luna, che viene espressa nel secondo chakra, in questo ciclo continuo di morte e rinascita di tutte le fiamme, perché tutti ci passiamo attraverso la morte e la rinascita. Ok? Fino a qua è tutto chiaro, ragazzi? Tutto chiaro? Quindi la funzione psicologica di questo chakra, il piacere mentale, spirituale, lo scambio fisico e la qualità dell'amore. Viene associato al gusto perché, come detto prima, è molto lingua. Ok. Le menti acqua, il colore arancio, i cristalli associati sono tutte quelle pietre associate comunque al colore arancione, come la calcite e come la corniola. È chiaro, ragazze, tutto questo. Avete domande? Su tutto questo? Ok. Quindi, insieme alla vita, in questo chakra compare anche la morte. Questa morte, ragazze, accettiamola. Ok? Accettiamola. Ok, ragazze, questo per oggi è tutto perché non volevo farla troppo troppo lunga, ok? È tutto chiaro su questo tema del secondo chakra, che poi alla fine racchiude il maschile, il femminile, l'inconscio, racchiude un sacco di cose importantissime. Importantissime, importantissime per le fiamme gemelle. Allora, adesso io comunque vi volevo far vedere anche questa diretta, la copertina di questo libro da cui io sto prendendo queste dirette. Mi raccomando, compratelo perché è importante. Io sempre sul mio fantastico iPad. Allora, il testo da cui ho preso anche questa diretta è questo qua. Questo qua. E si chiama Chakra e canali energetici, la tradizione sciamanica nell'uso dell'energia del corpo, guida pratica di Michela Chiarelli. Io lo trovo fantastico, fatto veramente bene. Secondo me queste informazioni sono molto importanti per tutti. Avete domande in questa mini direttina di oggi? Allora, a parte questo, come equilibrare il secondo chakra, a parte le meditazioni e mantra che trovate sul mio blog, di niente Paola, a parte le meditazioni e mantra che trovate nel mio blog, si può fare un percorso insieme, per questo mi potete scrivere, mi mandate messaggini, si prende appuntamento e si fa un percorso insieme. Ok? Va bene. Vi mando un bacio grande grande. Alla prossima diretta parlerò ovviamente del terzo chakra associato alle fiamme gemelle. Queste saranno delle dirette
tutte collegate ai chakra, perché penso che comunque partire da lì sia importante. Vi invito a condividere questa diretta, a seguirmi sul mio canale YouTube Cammino Spirituale e a visionare il mio blog www.camminospirituale.com. Grazie a Cosentino. Guarda che te lo segno qua così lo puoi vedere. E sul mio blog, grazie, trovi anche chi sono, cosa faccio. Cammino spirituale. Per chi mi segue su Instagram, il link del blog lo vedete sopra. Spero che vi sia piaciuta questa diretta, che vi sia servita. Allora, io invito tutti comunque ad andare anche sul gruppo, perché a volte nel gruppo solamente perché sono molto estemporanee, perché sono pensieri che mi arrivano al momento così non organizzati, cose molto così. Faccio delle direttine estemporanee che però secondo me sono importanti, tipo quella che ho fatto stamattina, che secondo me aveva molto valore quella diretta, anche se è stata breve, però secondo me ha detto cose importanti. Un bacio a tutte e ci vediamo alla prossima diretta, che non so quando sarà, ma forse anche domani, perché no? Sul terzo chakra. Comunque vi farò sapere quando la farò. Un bacio grande a tutti quanti. Ciao follower di Instagram, un bacio. Ok, qua e da qua. Ciao a tutti.